35esimo anno, è un traguardo importante per la nostra associazione, per tutti i volontari che in 35 anni hanno aiutato e contribuito alla crescita di quello che oggi noi siamo e quello che oggi noi poi fondamentalmente raccogliamo anche dei frutti, anche delle soddisfazioni magari al quale non abbiamo partecipato più di tanto per crearlo, ma oggi ce lo troviamo. Una struttura importante, una struttura a disposizione delle due comunità di Borgo Taro e Albareto, ma non solo. Oggi la testimonianza appunto è quella della presenza di tantissime associazioni con sorelle come pubbliche, ma non solo, la Croce Rossa della nostra zona e tutte le associazioni che partecipano in qualche modo alla vita nostra dell'associazione, in attività di emergenza come possono essere i Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile, ma anche nelle attività quotidiane come possono essere tutte le nostre associazioni, come l'Avis, l'Iperviva, gli Amici della Valle del Sole, gli Alpini, tutte quelle associazioni che creano il tessuto della nostra comunità, per cui di Worms e i Vigili del Fuoco volontari di Borgo Taro. Per cui insieme a questa ci siamo uniti a loro e con loro abbiamo allargato queste conoscenze che poi è anche uno scambio di informazioni e di conoscenze delle realtà diverse, quindi tutto il mondo di protezione civile ma il mondo anche sanitario, quindi li ringrazio che sono stati 3 giorni insieme a noi. Detto questo, ringraziamenti li ho fatti a tutti. Per i volontari non so cosa dire, perché stiamo arrivando da un mese di fatiche per quello che è l'organizzazione di questo weekend. Bisogna dire grazie per i giorni di servizio quotidiano, anche adesso abbiamo fuori le 2 ambulanze d'emergenza, per cui alcuni volontari rinunciano alla festa per garantire un servizio importante. I volontari noi abbiamo presenti sempre in sede un numero sufficiente, ma sarebbe molto meglio averne un po' di più, che garantiscono l'emergenza, supportano i servizi dell'ospedale e tutti i viaggi e le richieste che i nostri cittadini ci fanno per quanto riguarda i servizi sociali piuttosto che altri trasporti. Senza di questo sarebbe molto difficile creare una rete come abbiamo qui in Valtaro, una zona magari un po' più complicata e difficile da raggiungere. Buongiorno a tutti, innanzitutto è un piacere essere qua per un giorno di festa, sarò breve, non mi dilungo perché ha già detto tanto Mirko. Quello che posso dire è davvero un grazie di cuore a tutti i volontari che, come si vede qua schierati, sono tantissimi, non sapevo che fossero così tanti, è una cosa che fa piacere. Come dico sempre, il volontariato è un punto cardine delle nostre vallate e senza volontariato non so se riusciremo ad andare avanti. Partendo dall'assistenza pubblica, passando per il volontariato sociale e sanitario, passando per i Vigili del Fuoco, gli Alpini, la Protezione Civile che vedo qui davanti schierati, e è bello anche che ci siano oggi in una giornata di festa. Quindi, oltre a un grazie dal cuore, non vorrei dilungarmi oltre. Un grazie per tutto quello che fate, partendo dal quotidiano, arrivare fino alle emergenze, ci fate stare sicuri e fate stare sicure le istituzioni. In questo momento porto una fascia tricolore, quindi parlo dall'istituzione e l'istituzione è vicina e voi siete vicini all'istituzione, ma parlo anche da cittadino. Quando c'è bisogno, una chiamata e i volontari sono subito lì e sono preparati. E so che non è facile perché dovete tenere tanti corsi, però siete preparati, siete lì nel momento del bisogno. Tutte le volte che un cittadino chiama, voi siete lì e questo vi fa onore e fa onore a tutta la nostra vallata, fa onore a tutto il volontariato in sé. Non mi dilungo oltre, vi faccio un in bocca al lupo per tutto l'avvenire e un grazie ancora di cuore e buona continuazione. Parlo per ultimo per adeguare le misure. Buongiorno intanto, buongiorno a tutti. Come diceva il Presidente Mirko Carrette, come diceva il collega Sindaco di Albareto, che ringrazio per la sua presenza qui oggi, questa è una giornata di festa, una giornata importante, una bella giornata che chiude un fine settimana di amicizia, di volontariato, di comunità, delle nostre comunità unite insieme per festeggiare l'assistenza pubblica,
per festeggiare un traguardo importante come è il raggiungimento dei 35 anni dalla fondazione, per festeggiarlo insieme a tutte le associazioni di volontariato che sono qui, che hanno aiutato nell'organizzazione del torneo dei Tre Confini, che questa mattina anche in maniera ufficiale vogliono essere presenti, e le saluto tutte, a testimoniare questa vicinanza all'assistenza pubblica, Borgo Taro Albareto, ai suoi militi e alla sua storia. Abbiamo ricordato durante il torneo quello che è l'impegno di formazione, di crescita professionale, anche se parliamo di volontariato, oggi sempre di più è richiesto ai nostri volontari in tutti i campi, in tutti i settori, una crescita e una formazione costante, continua. E quindi io voglio soprattutto tributare alla nostra assistenza pubblica di aver fatto questo percorso, di averlo fatto bene, di averlo fatto con grande serietà, di averlo fatto con l'impegno e la consapevolezza che rispondere ai bisogni dei cittadini per garantire quella sicurezza che anche prima veniva ricordata e citata richiede una costante crescita di impegno, di qualità nel proprio servizio. E quindi voglio ringraziare davvero l'assistenza pubblica per questi suoi 35 anni di costante e continua crescita ed impegno per il nostro territorio. Un impegno forte che l'amicizia di tutta la comunità, la vicinanza concreta, tangibile, dal tesseramento all'aiuto operativo, organizzativo, credo che siano i segni più forti, più veri di questa vicinanza, di questo sentire l'assistenza pubblica come una colonna indispensabile del nostro territorio, integrata ed insieme a tutte le altre associazioni di volontariato che si impegnano e lavorano con noi e per noi, per la comunità. Un grazie ed un saluto particolare anche agli amici di Worms, che salutava anche il presidente Carretta, li saluto anch'io, lo abbiamo fatto ieri pomeriggio. È un'amicizia anche quella che viene da lontano, da più di 30 anni, grazie ai nostri vigili del fuoco volontari, grazie ai vigili del fuoco di Worms, la presenza quest'anno anche dei loro militi, della loro pubblica assistenza, chiamiamola così per capirci, e della loro protezione civile e del comitato Parma Worms ci onora e dà ancora più valore a questo compleanno e a questi 3 giorni di festa che viviamo insieme. Quindi grazie davvero agli amici di Worms, sono certo che continueremo a stringere questo rapporto perché a noi come comunità non piace alzare barriere ma costruire ponti, e credo che questo lavoro lo continuiamo a fare insieme perché è quello spirito che anima i volontari. E concludo ringraziando loro, soprattutto chi è qui, salutando e ricordando anche chi purtroppo non c'è più, perché in questi 35 anni c'è stato naturalmente anche negli ultimi mesi, ahimè, qualche perdita dolorosa. Li ricordo, li vogliamo ricordare tutti, perché hanno lavorato, perché la pubblica potesse festeggiare questo traguardo, ma non solo, lo potesse festeggiare come stiamo facendo oggi, guardando ancora al futuro, guardando ai tanti ragazzi, ai tanti giovani, ai tanti volontari che continuano e vogliono continuare a lavorare per tutti quei servizi, alcuni dei quali non li vediamo neanche, perché noi pensiamo all'emergenza, all'urgenza, ma in realtà questi ragazzi, li chiamo tutti così, questi volontari, questi militi quotidianamente svolgono servizi di trasporto per i disabili, per i malati, per chi ha bisogno di andare in ospedale anche in altre strutture lontano da qui, svolgono un importante presidio attraverso il telesoccorso, la teleassistenza, sono costantemente vicini alle istituzioni, a qualunque richiesta noi facciamo loro ci sono, e io vi ringrazio per questo vostro rispondere sempre ci siamo. Grazie, buon compleanno e buona festa a tutti. Grazie ancora. Allora io vi invito adesso a prendere posto per la...